Cosa puoi raccontarci del tuo percorso che ti ha portato a scrivere musica per tutti questi anni? Io appartengo a quella generazione che ha iniziato un po' questo nuovo corso della musica cosiddetta cristiana contemporanea. Sono un cantautore, cioè uno che scrive e canta le canzoni. Però prima di tutto io sono un cristiano. Credo che nel momento in cui ho scelto consapevolmente di seguire la strada che Cristo ha tracciato, tutto quello che faceva parte della mia vita, cioè tutte le discipline, hanno assunto una connotazione diversa. Essendo la musica, la scrittura, un veicolo per esprimere quello che noi viviamo, è evidente che, avendo scelto di seguire Cristo, anche la musica che io ho cominciato da quel momento lì in poi a scrivere ha assunto questa connotazione. Hai avuto delle battaglie da superare per riuscire a continuare in questo tuo percorso? A un certo punto, l'estate del 1997, io sono stato colpito da una malattia, tra l'altro proprio alle corde vocali, che mi ha costretto mio malgrado, a fermarmi. E pensavo si trattasse di un passaggio così solo breve, insomma un incidente di percorso. In realtà questo problema mi ha costretto al silenzio da un punto di vista artistico, musicale nello specifico, di oltre 10 anni. Non ho mai smesso di sperare, perché come dicevo prima, avendo riposto la mia vita, la fiducia in Cristo, ho sempre sperato che Lui fosse in controllo della situazione, anche se le circostanze, diciamo, che remavano un po' in direzione opposta. Non mi sono mai rassegnato all'idea di non poter più cantare, addirittura non riuscivo quasi a parlare. E nonostante una diagnosi che mi era stata fatta, tra l'altro proprio qui a Torino, mi dicesse che non avrei mai più recuperato la voce, e poi io lo testimonio così, nella semplicità con cui l'ho vissuto nel momento in cui è accaduto, io ho ricominciato a riacquisire la capacità, la possibilità di cantare, e devo dire che il Signore ha fatto un miracolo, nel senso che in maniera del tutto inattesa e senza l'ausilio di farmaci o di terapie particolari, io ho ricominciato a cantare. Quello che io canterò anche questa sera è un piccolo aneddoto relativo proprio a questo desiderio di poter ricominciare. Ecco, io sono rimasto sempre con questa speranza di poter ricominciare, e questo nuovo inizio è accaduto. La tua testimonianza è veramente bellissima. Tu arrivi dalla Lombardia. Come vedi il gospel italiano in relazione a quello che succede nel mondo? Sì, va detto che siamo in una fase di grande transizione, perché l'avvento, diciamo, della tecnologia digitale sta veramente operando uno sconvolgimento globale, direi. E quindi bisogna cominciare a ripensare, a ridisegnare un po' le strade da percorrere, perché in questo momento siamo un po' disorientati. Confrontandomi per esempio con il mercato anglosassone, con il mondo oltreoceano, è chiaro che le dimensioni rispetto al nostro mondo italiano sono molto diverse, perché il pubblico è notoriamente un pubblico più abituato all'idea di una musica cosiddetta cristiana. In Italia, se tu ti definisci musicista cristiano, tutti ti associano necessariamente al mondo della religione cattolica, no? Io penso che noi italiani abbiamo delle qualità che devono necessariamente essere reinterpretate in un linguaggio, in un codice contemporaneo, che però ci caratterizzano e ci rendono unici. Tu puoi dare un grande incoraggiamento a un tuo collega che sta passando un momento veramente brutto come il tuo? Io posso dire una cosa, che la rassegnazione, la parola rassegnazione, è un termine che non dovrebbe appartenerci, perché la rassegnazione appartiene ad un senso di abbandono che noi cristiani non dobbiamo e non possiamo vivere, perché il Signore ci ha promesso che non ci avrebbe mai lasciato e non ci avrebbe mai abbandonato. E quindi a Lui io dico di non rassegnarsi all'idea che il Signore si possa dimenticare di Lui, di noi, di chiunque. Questa speranza è l'amore di Cristo. Grazie Giuseppe. E dacci di ricominciare. Oh, dacci di ricominciare.